Ciao ragazzi e ragazze. Allora, come avete visto dal titolo, vi voglio fare una serie di video. Sinceramente non so quando li pubblicherò, cioè perché penso che prima viene Roberta e poi comincerò a pubblicarne ogni 2 giorni, ogni 3 giorni della settimana. Non lo so, può essere, quindi non lo so, può essere che li pubblico perché Roberta deve venire giovedì, deve venire domani. Oggi è mercoledì, domani dovrebbe venire e quindi penso che li pubblico, li posso pubblicare venerdì, sabato, lunedì, la settimana prossima e li pubblico piano piano e farvi vedere tutto. Le cose che gli ho consegnato. Allora, vi faccio vedere, questo qui è il video delle collane. Naturalmente se non sono come i primi, quelli lì che ho dato all'altro negozio che poi mi ha chiesto altro materiale per settembre, perché quelli lì sono fatti tutti con Swarovski, no, con Swarovski, con mezzi cristalli, quindi erano un po' più eleganti. Questi qua, diciamo, per consumare anche tutto il materiale che mi è finito e quindi ho fatto un poco ho riciclato, diciamo, quello che tenevo per consumare tutti i materiali. Allora, questa qui è una collana e ho messo questo è un girocollo. Questi qui sono le catenine perché meno male che c'è un sacco di materiale di Serena, di Roberta. Questa qui me la regalò Roberta a Natale e tengo, quindi sto smaltendo tutti questi materiali pure. E questa qui. Poi questa qui è fatta così, perché così io facendo il video, vabbè che ho fatto anche le fotografie. Questa qui è fatta così. Poi questa qui, aiuto. Questo qui era il tutorial di Roberta Ame, però io l'ho fatta più facile. Ho messo dei cordini qua e poi l'ho fatta più lunga e ho fatto gli intrecci, perché come aveva fatto lei il video, no, io non ci riesco, è troppo complicata, ci vuole un sacco di tempo. E quindi l'ho fatta un poco poco più semplice. Mamma mia, che caldo! Poi questa qui. Poi le ho fatte tutte quante con questi cordini, però ho chiuso semplicemente. Allora, poi questo qui, ne tenevo pure un altro, però qua ho rimasto questi qui. E poi ho messo questi cordini, però non tenevo più, mi sono finiti a me i, come si chiamano? I cosi per chiudere, in poche parole, e quindi siccome l'ho chiuso così col nodino più semplice, ho fatto pure più veloce. Poi questa qui, le collane sono fatte tutte quante così. Questa qui, aiuto, questa qui invece è fatta con la tecnica quilling, è fatto tutto con carta. Questa qua non è carta di scrapbooking, è carta da regalo. Invece, per esempio, al negozio ho fatto una collana simile, ma fatta con la carta di scrapbooking. Naturalmente, con la carta di scrapbooking viene molto più, con la carta scrap viene molto più bella perché la carta è molto più doppia. Però pure con questa vengono, è bellissima, infatti. Sembra una, cioè non lo so, cioè sembra una, come si dice, ci vuole un sacco di tempo, cioè per fare una collana di questa ci ho messo, ma penso 2 giorni e mezzo, perché c'è molta lavorazione per fare queste cose di carta. Poi con la pasta polimerica. Allora, con la pasta di mais, oddio, si è inceppato tutto. Allora, con la pasta di mais, questo qui fatto così e fatto con una texture sopra, e poi il cordino normale azzurro. Poi qua il cordino verde fatto così, col cordino verde, sempre questo cabochon fatto tutto a mano. La stessa cosa qui, e meno male perché pure le catene non c'ho più. Lo so, magari con le catene erano più belli, però vi ho detto pure per smaltire, mi sembra che questi fili Serena pure me li mandò, questi fili, quindi avevo parecchio materiale loro da smaltire. Poi quest'altro qui è bello perché così gli do pure questi cabochon che ho fatto. Poi quest'altro fatto sempre a mano, io questi li feci già vedere, infatti.
però non li completavo mai. E poi quest'ultimo qua, fatto così. Mi dispiace, mannaggia, che non avete visto quelli del negozio, però se terrò il tempo, ce l'ho tutte le fotografie sopra il tablet e ve li faccio vedere. E quest'altro qui. Poi invece pure con la base cameo ho fatto questi altri qua. Fatto con la base, ho attaccato e poi ho messo la base dentro così. Poi ho fatto quest'altro. Quest'altro qui, che già sta, questo è il più bello. E quest'altro qui. Sempre con questo qui, con questi cordini, così è pure più semplice perché essendo estate. E niente, ragazze, e niente, questi qui, allora, questi qui sono tutte le collane che gli devo dare. Niente, poi girerò quello degli orecchini e quello dei bracciali e vi faccio vedere pure due agendine messe vicino. Vi mando un bacio, al prossimo video.